Azione Nobile al Merano Wine Festival 2019. Sono con Günther Facchinelli di Tramin che ci presenta il Gewürztraminer. Sì, il Gewürztraminer è il nostro vitigno più importante. È un vitigno che regala vini molto intenso di profumi, molto aromatici. Questo che annata è? Questa è nata nel 2018, che non è ancora in commercio, però sarà adesso nelle prossime settimane, entrerà nel commercio. Fa 11 mesi in acciaio, in contatto con i lieviti, e poi riposa qualche mese in bottiglia. 11 mesi a contatto con i lieviti? Esatto. Importante, un periodo importante? Un periodo importante anche perché così diamo a questo vino qua tutto il tempo che necessita per sviluppare tutte le sue potenzialità. Di fatto, al di là del colore che è super accattivante, ma anche al naso, oltre alla potenza, ha anche molta eleganza. In effetti questo è una cosa molto importante per il Gewürztraminer, perché chiaramente è un vino molto aromatico, però anche con un certo corpo, per cui serve anche la freschezza per avere un'armonia, e chiaramente solo i vitigni esposti nelle microclimatiche riesce a esprimersi con questa eleganza. Che tenore alcolico sviluppa questo? Beh, diciamo che alla fine il Gewürztraminer, che è uno dei nostri Gewürztraminer di punta, arriva a 14,5-15% e ha un zucchero residuo di circa 7-8 grammi. Lo zucchero si sente la morbidezza, in ogni caso è ben equilibrato dall'acidità. Non si sente assolutamente il tenore alcolico, è un vino piacevole. In effetti anche questo è una cosa, serve questo equilibrio nel vino con tutte le sue attributi, zucchero, acidità, livello alcolico. Che aspettative di vita ha un vino così? Che noi vediamo il Gewürztraminer nei primi anni si esprime molto intenso, di profumi molto evoluti all'inizio, e poi vediamo dopo 4-5 anni che un po' si armonizza il vino e diventa più armonioso. Ma allora secondo te quando è che esprime al meglio le sue potenzialità? Ma diciamo che vediamo che questi vini qua anche dopo 20 anni hanno ancora una bella freschezza, anche noi qualche volta siamo sorpresi. Comunque proprio direi che dopo 4-5 anni un po' cambia, e forse quello lì è il periodo da 5 a 10 anni dove dà il suo meglio. Beh, io non so voi, ma 20 anni non ho pazienza di aspettarli, quindi mi assaggio questo 2018 che è fantastico. Grazie mille. Grazie. Sì. Grazie.